fatto che siamo qua come rappresentanti dei lavoratori invernali, per un attimo italiano, per far sì che si possa raggiungere, avere il punto per cui ci sia una discussione dove non ci sono pregiudizi da parte della multinazionale per fare il piano industriale che dia prospettive di sviluppo, di investimenti, di occupazione, per termini. Un comunicato, un atto ufficiale dove almeno si fanno portavoci di questo intervento nei confronti del governo tedesco, governo italiano e multinazionale. Non c'è stata ancora una risposta positiva, ha detto che parlava con l'ambasciatore e avrebbe lavorato per fare questo documento. Noi siamo in attesa che ci comunichi questa cosa, ora stiamo qui appunto in attesa di questa cosa. Grande, con la spada a cadere. Ad informare, ammesso che non si è informato, che nei giorni scorsi si sono fatti accordi in Germania per la salvaguardia dei posti di lavoro e per la salvaguardia dei lavoratori. Quindi non è possibile che in Italia una multinazionale del genere non accetti proposte fatte dal sindacato già nei primi incontri, dove invece di trattare soltanto licenziamenti e superi secchi si possa discutere.